Quest'anno si vendemmia sotto il Solleone. Dal Veneto alla Sicilia, passando per le Marche, Toscana e Umbria, le forbici dei vignaioli entrano in azione più di 10 giorni prima per le varietà precoci. Si è visto già di tutto, ha detto qualcuno, ma la storia dell'annata 2017 è ancora tutta da scrivere. In una stagione in cui nulla è stato risparmiato ai vigneti, sin dalla primavera con le gelate, la grandine prima e con la siccità e il caldo torrido ora. Se la qualità dell'annata è dunque ancora da decidere, l'anticipo stagionale della vendemmia è ormai certo. Purtroppo, viste le condizioni, i cambiamenti climatici di questo 2017, siamo costretti a anticipare la vendemmia di 10-14 giorni, ma così in tutta Italia. Purtroppo il 2017 è un anno da record, perché tra i primi a livello di carenze di piogge, perché parliamo di un calo del 60-70%, e anche a livello di temperatura abbiamo avuto aumenti di 1,3 gradi rispetto alle medie degli ultimi 100 anni, quindi di fatto sono aumenti veramente importanti. Gelo, siccità e grandine hanno lasciato il segno, ma non hanno ancora decretato l'aspetto qualitativo generale dell'annata. Per certi aspetti la situazione potrebbe apparire complicata e difficile, ma non è certo drammatica. Le rese dovrebbero calare, ma la qualità potrebbe oscillare tra il buono e l'ottimo. Gli zuccheri, visto, no? Le alte temperature sono buoni, e anche grazie al bianchello abbiamo una media che negli ultimi anni le produzioni italiane sono aumentate di un grado alcol a livello di prodotti vitivinicoli, di vino. E questo cosa vuol dire? Che in un bianchello, che è un prodotto che magari una volta era considerato un vino fresco, solo giovane, siamo riusciti anche, qui guardo il lato positivo delle cose, a fare dei prodotti un po' più ricercati, quindi anche per l'evoluzione un qualcosa di positivo. Al costo, al borsellino invece ci saranno ripercussioni? Al borsellino probabilmente ci saranno ripercussioni per le tasche dei produttori, perché alla fine i mercati sono sempre stabili. Quindi consumiamo italiano, consumiamo marchigiano. Consumiamo pesarese, consumiamo il nostro bel bianchello del Metauro, che negli ultimi anni, grazie a noi produttori, ha avuto un incremento qualitativo. Diciamo che abbiamo avuto una crescita reputazionale. Prima parlavamo di bianchello in maniera negativa, come, no, un bianchellino. Invece non si è mai chiamare bianchellino i nostri prodotti adesso, perché grazie alla tecnologia, grazie alle nostre nuove e giovani aziende, grazie all'agronomia nuova, riusciamo a fare un ottimo prodotto. Non lo sa far, è il sol della campagna, è il sol della campagna.